streamer se vuoi. Ah, ho giocato contro Klimby e compagnia. Mi si vede, vai a vedersi. Refresh. Pubblicità. Comunque sì. 13 secondi di pubblicità. Non c'è di block, scusa? No. No, ti ho detto che l'ho. Mi si era sputtanato l'hard disk. Ah, non è. Quindi... Beh, sei Chrome, scaricalo Insta di block. Comunque se tipo ti fai l'account di Google, ogni volta che loghi con un PC nuovo ti scarica tutte le cose, anche i preferiti ti mette. Quindi è stracomodo se formatti. Dimmi quando ci sei, si vede. No, ci sono. Ok, vado avanti. È piccato a te, ok, vediamo anche i pic. Che ore sono? Così inizio i 13. Vabbè, i ban sono standard. Quella che è l'ultima versione questa, no? Di da poco sono riprendi. Sì, sì, sì. Vabbè, i bani stanno in Monte Hunter, vabbè. Monte Hunter magari. Cucca. Sì, perché volevo fare una cosa tipo quel replay che mi avevi dato. Ah, potevi piana X, scusa? Contro il Keeper, però pensavo che con Kunkka fosse più semplice. È più semplice con la X in teoria. Perché tipo disrupti, lo slowi e poi lo stunni e muore. Questo qua devi teamare anche il Thor. Poi voglio dire, se compari due eroi, compari Kunkka con la X. Una X è molto più solido. Con Kunkka devi evitare l'esperso, è inutile. Cioè. Kunkka, in realtà invece proprio. Shadow prende, Kunkka sta. Sì, ma anche il late, tipo la barca, eccetera. Cioè, nel senso, poi fa danno solo quando splash il Kunkka. Perché cioè, non fai danni in X, ovviamente. Quindi. Cioè, no, pensavo che semplicemente di buttarla tutto in early mid, ho detto bah, li metto contro. Ma più che altro che non puoi neanche pushare senza contro Keeper of the Light e Rubik. Poi vediamo come si svolge in game. Inutile che telecraftare. Come mai hai preso Weaver, se posso chiedere? Perché avevo pensato di fare 3 lane contro il Phantom Lancer. Ok. E Weaver in solo safe lane. Okay. Dovrebbe andare bene, no? Sì, sì, sì. No, no, solo, chiedevo solo il ragionamento. Thank you. Vabbè, come lei non siete messi male. Nel senso, mid chi c'è di loro? Girocottero? Mid, oh, sì. Girocottero. Vabbè, Girocottero domani o sono bene. Da ritardato, mi pare. Più che altro sopra, nel senso... Se andiamo come da sopra avevamo un disable, due stun, infinito a OE, avevo detto più o meno pensavo fosse più semplice. Sì, non era una pessima, nel senso, non è pessimo. Diciamo che avevo preso l'idea che mi avevi dato te con il tuo replay, quello in cui avevi giocato Shadow Demon, X e Lasha, mi pare. Sì, sì. E ci ho messo una stun in più, ho detto... Okay. Ah, è brutto del sank in 3 lane che... No, cazzo. No, è che senza boots, cioè, vedi lo stun, cioè lo stun adesso non so se si vede il raggio, ma... Lo stun livello 1 ha tipo un raggio ridicolo, vedi? Cioè. Beh, con... Sì, ma... Pensavo fosse un gran problema, Shadow Demon prende. Vediamo come si svolge la cosa. Questo qua l'avete killato, spero. Non l'avete visto. Ok. 30 secondi per battere. Stun ha preso. Ok, slot. Avevi il coso, ok. Vabbè, sopra deve sapere. Fastball l'hai fatto te? Chi l'ha fatto Fastball? Sì, l'ha fatto io. Ah, allora, perfetto. Instant bottiglia. Ma le Ward chi l'ha comprate queste te? Sì, le ho comprate io perché volevo che uno dei nostri comprasse un TP a Weaver per non fargli perdere tempo. Così il Weaver praticamente non ha dovuto comprare praticamente un cazzo. Sì, giusto. Beh, ma più che altro cioè lo start non so quanto sia, cioè, nel senso
non è che ne abbia bisogno Weaver di essere pullato contro un Beastmaster. Cioè, nel senso, non so se la vostra idea era quella di pullarli regen, ma mi sembra di no, da quell'inventario che ha. Cioè, poteva benissimo saltare con due set di Tango, Ring of Protection, Pots. Sennò sarebbe stato contro un melee, Weaver non ha bisogno di essere pullato. Cioè, quello che succede dicendo è che, cioè, ci può stare che tu possa comprare, tipo, puoi lasciare che un Weaver compri magari un Red Band e tu ti compri della regen, no? Come succede in alcuni game. Tipo, può succedere magari, non so, col pack mid o con la Quinopay mid, che magari sei contro un eroe che ha più danno, o comunque che vuoi far vincere quella lane, quindi lui si compra un nulla, tu gli compri un tango e una pozza, e i tuoi support giocano con nulla, no? Giocano con un sacco di tango, di clarity. Nel senso, qua poteva anche magari... Cioè, nel senso... Sì, non conviene a te... Okay. Shadow Demon aveva preso il pollo, io avevo preso sì, vabbè, anche tre rametti che non gli servono niente, tra parentesi. E Sand aveva preso il TP per... Oddio, l'Eternal Sanking. Cioè, questi item qua non servono niente, tre rametti all'inizio di support. Piuttosto compra Tango, due Clarity, in questi gold qua, comprava le Ward. Senso, vedi? Sì, tanto sì. Il Shadow Demon devi stare avanti, non devi arrassare, devi solo tirare questo quando incate e basta. Quindi conviene comprare un tango, una pozza e basta. I terramenti non servono a niente. Sono 250 gold butti via per comparsi i ward, eccetera. Non fai comprare i mid, non li compri, certo. Compra super. Sì, no, è perché non era molto convinto. Insomma, fa abbastanza schifo di Shadow Demon. Ok. Ho detto. Prima di avere i terramenti, voleva stat. Volevano più stat. Ho detto, beh, ward le compro io, no, proprio. Vabbè, è un mid come giocato. Ah, più che altro perché con First Blood avessi già avuto la bottiglia e non ce l'hai, perché hai comprato le World. Sì, perché... Illusion. Il blocco va bene, potrebbe essere qualcosa di meglio. Contro questo qua è canceroso. Perché uno, perché c'è Flak Cannon, non l'ha preso a livello 1. E quindi non puoi fare molto... Cioè, nel senso, il girocottero mid è canceroso perché... C'è Flak Cannon, tu stai qui, lui sta qui, tu stai qui, e ti hit uguale. È quello il cancro. Adesso vediamo un po' come si è comportato te. Io ho maxato prima e terza, non... Sì, hai fatto bene, quello che si fa. Cerca magari, quando sei in queste situazioni, che in pratica lui ha il vantaggio della collina, di cliccare attacco su di lui, e poi così li portati i creep qua, tipo. Li porto indietro. Ti riaggri e ti riporti qua. E che poi non riesco più a denaiare niente, no? Se faccio così. Sì, ma tu puoi andare in teoria ora, lui, se avessi avuto Flak Cannon, ok? Se tu vai qui... Per restare questo creep cosa ti fai? Devi andare qui. Ok? Sì. Con Flak Cannon ti sei perso minimo metà vita, più lite normali, ok? Quindi quello che ti conviene fare in questi casi è sempre fare quello. Metto i creep. Vedi quando l'hai preso, quando l'hai preso. Sì, cerca di tenere sempre i creep dalla tua parte. Lo aggri e poi attacchi il tuo creep. Lo aggri e attacchi il tuo creep. Tutti i creep vengono dalla tua parte. Se blocchi male all'inizio. Che in teoria la wave doveva essere qua, non qui. Se sì, bloccavi giusto molto, o qui cerca di averla tipo qua la lane o qui, che se ce l'hai qui è contro un ranged come il girocottero è canceroso la cosa. E comunque adesso la botta dovrebbe arrivarti. Cerca di usarlo il mana anche nei primi last hit comunque, eh? Cioè non te ne costa tantissimo, però. Vabbè, che te ne frega, basta che se la stizzi e arrivarsi lui va bene, tanto c'è la botta che ti arriva. Il mana lo puoi anche usare, non è che devi fare... Che avevo paura che tipo nelle... Vedi, questo... Cioè che mi arrivasse bottiglie e che tipo lui mi seguisse nella runa. Nella che runa. Mi andava, cioè, a prendere la runa, se mi segue e mi tira prima mi scioglie. Sì, ok, ma il ruolo del tuo support qua sopra non fa più alla runa. Quella sotto, ok, va a culo. Senso, beh, in teoria no. Con lo skewer non ti può killare. Cioè, fai a 40 km dipende dalla runa e te ne vai. Ok? Sì, c'è Rocket Barrage, ok? Canceroso, ma il Rollet Support qua sopra ti controllati la runa. Poi ce l'hai pure guardata. Vabbè, io dico in un mondo ideale, ok? Sì, io dico questo di un mondo ideale, poi il support fa schifo, ok, un'altra cosa. Ma quello che vuoi fare te? Se ho startato con un. Ho bisogno di una ward, me la compro all'istante, se no a 6 minuti non ce l'ho. Ok. Vabbè, che guarda qua, scusa, guarda quanti. Guarda questo creep qua, tipo per esempio. Sì. No. Cioè, se ti avevi la wave lo prendevi? È un deny che perso a caso? Sì. Anche qua, potevi pigliarlo.
il creep con la wave. Cioè, ma niente, senti il mana tanto. Creep. Tanto, prima di te che ti fai sono i mana boots, dopo i boots. No? Dopo la bot. Bot, boots, mana boots. Tanto il mana dopo ce l'hai, non è che devi fare. A massimo, se proprio vedi che non hai più mana, non c'è modo, o battle crowy, o torni in base, ti tippi e fai una gank, nel senso. Non è un problema, il mana usalo, è abbastanza squishy quel girocottero mid, 500 di vita. Guarda quanti creep che hai perso, perché è ancora hai un creep ancora. Questo l'hai perso anche questo che hai usato la wave. Questo l'hai preso bene. Abbiamo fatto proprio il ragionamento che lui ha infinito danno e se... Beh, infinito danno da cosa dipende? Cioè, cosa intendi? Cioè, tra prima e terza... Beh, la prima mid non ha molto senso, meno che non li vive lì, non ti può prendere. Cioè, nel senso, la prima non ha molto senso usare la mid in mezzo ai creep, è tutto buttato via. La terza, ti dico, ok, è cancerosa, costa zero e fa infiniti danni. Ok, ma, nel senso, la prima... Se tu riesci a pigliare un creep e ad arrassare anche lui, va bene, worth it. Tanto ti arriva la bottiglia. Se tu giochi come quando giochi con Nightstalker, cosa fai ai primi livelli con Nightstalker? Se puoi, se non riesci a sittare, spammi la prima, ok? Spammi la prima se non riesci a sittare, se tipo contro una Queen of Pain o qualcosa di ranged, spammi quella, ti arriva la bottiglia, ti rifulli e basta, cioè. Se poi non prendi la runa sopra due minuti, battle crowy. Yeah, tanto la loro sopra non gli serve la bottiglia, voglio dire. Hanno tutto qui quello che gli serve. Boots, stick, eccetera, c'hanno qui. Le ward puoi benissimo comprare la base e basta. L'offlane non ha bisogno di item perché gli può comprare benissimo anche lui qui. A meno che non voglia Midas o robe varie. Quindi la cosa è tua mid. La bottiglia è tua mid. Poi battle croware, eccetera. Il mana devi usarlo col Magnus. È fondamentale proprio. Per nuclearlo proprio anche nei livelli bassi. Sì, sì, sì. Usalo da subito lo Shockwave. Ha infinito raggio. Perché vedi, hai 4 creep. Potevi averne tipo. Boh, non so. 10. Sì. Ne persi una valanga, è quello che dico. Andiamo un po' qua. L'altra ward non l'hai piazzata, la tieni per dopo? Sì. Ok. Perché bene o male di solito. Di solito? Faccio il calcolo a 6 minuti. Ah, te ne metti una più un'altra, okay. Okay. A 6 minuti ho. No, perché tanto sto game qua non ti gankano. Sto game qua non ti gankano, perché sono 3 contro 3 sopra. E difficilmente lasciano la lane per venire da te. Quindi avere posto. Magari il Beastmaster forse, ma vabbè, non credo. Fosse un problema. Andiamo avanti qua. Anche qui. Guarda qua se davi un colpo entra. Ah, non so se magari l'hai fatto adesso, dicola. Ok, l'hai fatto. E io ho 3 secondi di vita. Ah, sì. Devi anche vedere che. Scusa, torniamo un attimo indietro perché voglio vedere una cosa. Ora io non so se tu hai controllato gli oggetti, ma. Per farti un vantaggio mid, no? Cioè, guarda anche l'item che ha un tizio, nel senso, no, non so se tu controlli l'item e lo fai. Cioè, guarda che item orribili che ha. Ha un tango, 7 tango, una magic stick che non serve a nulla e un ring protection. Cosa pensi dopo aver... Metti che tu ora vedi giochi questo game, no? E lui parte con gli stessi oggetti. Pensavo di tipo messo dai var, tipo andare oltre la wave e tirarmi prima, terza, stun, tutto. Sì, ma tu. Ha tirato su armor che io non potevo neanche toccarlo, essendomi lì. Armor? Cosa Ring of Protection. Sì, ma non, tu non guardare l'item in quel modo. Cioè, ascolta il mio approccio alle cose. Allora, tu vedi che ha questi item, ok? Ha un Ring of Protection, qui farà un Basilus, un Tranquil Boots, non si sa. Ha un set di tank, quindi regen a 0. Ha un tank, ok? Sì. E ha una Magic Stick che costa 200. 200, 200 tank. Ancora, ma no. Ok, ha questi item qua, quindi sicuramente non lascia la bottiglia, perché sennò avrebbe avuto 3 tango, 3 set di lametti e un tango, ok? Quindi quello che puoi dedurre è, non ha regen, se lo spammo all'inizio non può più far niente. Cioè, se li spammo... Io ho fatto più un ragionamento tipo, vuole divarmi. Ma perché dovrebbe divarti, non può killarti? È lo skewer, come fa a killarti? È vero, anche questo... Cioè, non vedete le cose troppo sistematiche? Non è un gioco sistematico. Cioè, guarda le cose. Questo mito qua ha degli oggetti orribili. Alla Magic Stick non serve a niente. A meno che non sia contro Battle Rider o Zeus o Bristleback, questo non serve a niente, mid. Proprio non serve a niente. Questo item qua non serve a niente, mid, all'inizio, perlomeno. Non lo farei. Senso, quello che devi vedere quando arrivi in lane... Dov'è qua?
No, quando arrivi in lane. Ok, qua quando inizia la lane. Guarda, non so se tu hai visto gli oggetti suoi, ma... Cioè, vedi che non controlli gli oggetti? È un errore enorme questo, eh? Cioè, devi sempre vedere... La seconda di che oggetti ha lui, tu decidi come giocare, ok? Se tu vedi che lui ha tre tango, cioè un set di tango e te la metti, vuol dire che lascia bottiglia, ok? Quindi, metti che vedi due o tre creep, ha una bottiglia, quindi si rifullerà, quindi avrà comunque regen. Quindi non so quanto è conveniente provare a killarlo, eccetera. In questo caso qua, cioè, cerca di spammare la wave il più possibile, perché ha tre tango e basta. Sì, cioè, rimane non, senza niente. Non senza regen, non può più stare in lane dopo un po'. Cioè, capisci il discorso? La bottiglia sì, è lontana, sì, guarda sì. Quanto gold ha, 38. Devi assettare la valanga di creep per avere la bottle, ok? E quindi posso giocare più aggressivo. Cioè, controlla sempre gli oggetti. Sempre gli oggetti appena arrivi in lane. Guarda qua, quando andiamo. Mi sto più indietro. Qua ti sto tirando le cose. Cioè, vedi che ha ancora due tango? Se tu avessi saputo. Se tu avessi spammato già da prima, ora magari avrebbe un tango, neanche uno, avrebbe. Non so. Metà vita? E tu hai già la bottiglia? Cioè, non ti puoi neanche contestare le rune con metà vita, capisci? Cioè, è tutto uno snowball, ok? Se io ritolgo tutta la regen, non ha più regen, non puoi neanche contestarmi le rune perché vado lì lo killo, ok? Quindi tu hai libertà totale sul mid. E sulle rune e su tutto, per gankare e fare quello che vuoi. No, sì, la settare con quella, si guarda la sua regen e poi decidi di conseguenza. Se hai item orribili e comunque non fa uno start per avere la bottiglia fast... Abusa di questo fatto, spammalo e arrastalo in qualche modo. 6 creep, 5 quanto ne ha lui? Poi lui gioca anche a caso, adesso cosa sta facendo? Va sotto, piglia una runa senza pushare la lane. Perde infinita exp per un invi. Infatti io ho chiamato il miss, sono rimasto in lane, non ho neanche provato a... Sì, fai bene, hai vantaggio, lui prende exp, tu prendi exp e lui non le prende. Ha preso un invi che non gli serve a nulla. Ma qua, vedi, qua giochi scary a caso. Cioè, non c'è modo che ti possa killare. Cioè. Non sapevo che runa aveva. Cosa c'entra, scusa? Ma non ti può killare in nessun modo. Magari con il TD mi arriva di lato. Come? C'è lo skill, è solo meno che non sei afro, non puoi morire. Lo skill di sotto torre è morto. Era anche questo. Nel senso, non. È un approccio sbagliato, hai. Nel senso. Non ti può killare. Un giro 4 non può killare senza boots e cose. Come fa a killare con DD? Cioè, non c'è modo. Vero che questo. Cioè, forse è neanche di Aster. Ma neanche con Aster ti può killare. Lo schivi di sto torre, lo schivi di te. Non più modo. Cioè, qua stai perdendo exp e la stita a caso. Vero, sì, non. Io non avevo idea di che runa fosse. Sì, ma non cambia, non può killarti. Cioè, non c'è proprio modo. Vero, sì. Cioè. Se vuoi proviamo, ma non c'è proprio modo che ti posso killare con un Astin. Cioè, fosse offlane, dici, è così, è da qui. Cioè, io sono in short, 1v1, io sono... Lui è offlane, lui è questo, io sono questo. Prendo un haste, arriva, mi tira un barrage. Togli metà vita, mi tira un altro barrage, muoio. E però c'è tutta questa strada. Non c'è questa strada. Cioè, questo qui. Io sono attaccato. Vedi, non c'è siamo attaccati, non ti può killare, nel senso, non esiste. Anche qua, vedi? Non hai tirato la wave di nuovo? Guarda. Sì, lì non avevo bottiglie, cioè avevo finito le cariche, ho detto... È finita la carica, non c'è la runa? Bottle crow. Allora stai facendo, infatti pare il cure sì. Comunque. Prima cosa che ha un coso... Senza mana non volevo... Ma perché non sei senza mana? Vabbè, ma tanto lo schiver 80, tu basta che hai 80 per salvarti, va bene, cioè... Non capisco qual è il tuo ragionamento, scusa. Cioè, basta che tu. E com'è con la windrunner offlane? Basta che io ho 100 per tirare un windrun in caso di cacca. Va bene. Cioè, non è che devo avere 300 di mana sempre. Basta che ho 100 di mana per scappare, va bene. Come anche qui. Cioè, ancora questo tizio ha ancora un tango. Non dovrebbe neanche averlo questo tango. Deve averlo spammato alla morte. Sì, sì, è vero. Cioè, anche qua. Ci sono qua. Tirami un shock e qua. Prendevi questo creep, danneggiavi questo, danneggiavi questo e danneggiavi anche lui. Era perfetto qua, tirarlo. Sono 150 danni, comunque lui era 600. Full HP, quindi.
Cioè, e Magnus gioca di spammarla prima mid, perché è canceroso. Sì. Cioè, avresti potuto vincere infinitamente di più questa lane. Qua potevi anche... Qua? Potevi anche skewerarla indietro qua. Guarda. Andiamo indietro. Ah, vero, Cioè, te l'ha proprio regalato... Te l'ha proprio servito. Lo killavi pure, secondo me. Probabilmente. Arrivavano tutti i tuoi creep, arrivavano. Tipo qua. Mi spaventa la sua cazzo di prima. Ma la prima non toglie 8, non toglie 700 di vita la prima, eh. Lo togli, dai, 10 rock, 15, 2-3 secondi. Praticamente toglie 4-5, toglie 4-5, toglie 4-50 in teoria, senza Magic Resistance, ok? Sì. Cioè, non ti può killare. Cioè, non è un Finger of Death che togli 600. Cioè, vedi? Cioè, pensi anche sopra, nel senso... Cioè, ragiona anche su questo. Sei a livello 4, quasi 5. Lui è al 3, quasi 4. Le è già dato un livello perché è andato sotto. E ha perso esperienza a caso. Appena è un invi che non è servito a nulla lui. Cioè, devi anche capitalizzare sugli errori dell'avversario. Cioè, questa roba qui. Cioè, dovresti aver dominato me. Dovresti avere tipo 20 creep ora. Vedendo quanto è scarso tizio. Sono contro. Nel senso, da quello che ha fatto in questo game qua. In questo game qua. Non so come gioca di solito. In questo game qua. Appena un invi qua sotto non serviva niente, come ti ho già spiegato. E qua, cioè, sei livello 4, guarda se lo skewerami indietro adesso. Se tu invece di tirare la wave andavi qua dietro, lo skewerami, gli facevi 140 danni più uno slow del 40%, più la wave 150, avresti probabilmente killato. Sì, è vero, non... È che giochi troppo, troppo impaurito, non capisco perché è impaurito, cioè. Capisco contro la Queen of Pain. Prima mi fa... Ma sì, ma la prima è lì, nel senso. Se sei in merda, ti riskewer e te ne vai. O te lo skewer sulla torre e lo killi. Non è paura di giro 4 mid. Il paura di giro 4 mid non è la prima, è la terza. Che è cancerosa, che non ne sta neanche abusando lui. Che volendo ti zona infinito non puoi far niente, perdi solo vita. Vediamo un po' come va adesso. Il cure devi far truppare, però, Cioè, non esiste. Stavano io, non so, non... 3 minuti devono partire in qualche modo, poi, so. Poi avrei squittato e non so com'è andata, perché ha detto... Che non puoi botte crubare... Però su stavano affiddando. Ci manca adesso per killare sto mina. Non so come cazzo hanno fatto a fiddare su. Hanno fallito, non so. Comunque anche qui. 6 al 5, questo qua toglie 140. Questo qua quanto toglie? 225. A 300 di vita lo potevi killare anche qua, se lo prendevi con lo skewer. Cioè, dice... Devi anche controllare... Se tu lo controllavi il suo inventario, vedevi? Girocottero, non ha regen. Io sono full mana, con la bottiglia. Iniziamo a spammarlo bene. Mi spammo una wave, si poi ritorna, skewer, e un'altra wave sarebbe morto. Vedi che non usi il mana? Cioè, giochi proprio male il Magnetar mid. Non so gli altri eroi come li giochi. Ma questo lo stai giocando male come matchup. Hai 12 creep e devi averne tipo 20, 30. Avere dei boots. È inutile, anche questo qua è inutile. Perché vai sotto adesso? E questa è perdita di tempo. Stai perdendo creep mid. Cioè, vedi che non puoi fare nulla. Cioè, la runa non la puoi prendere. È passato prima lui, è partito prima lui di te, ok? Non la puoi prendere questa runa. Non hai nemmeno i boots, non hai neanche lui, ma lui è partito prima. Cioè, qua stai solo perdendo tempo. Ma sono andato lì perché avevo visto che stava andando giù. Sei pure morto. E non aveva un cazzo di vita. Schiva? Ah, l'hai killato. Vedi come muore instant. Questa volta l'avevo proprio seguito non tanto per la luna, quanto proprio perché non aveva un cazzo di vita. Sì, vabbè, un tonto. Poteva anche doggiarti le cose perché c'aveva aste. Vabbè, comunque. Ah, ok, l'idea, ma se fosse stato un player decoroso non sarebbe mai morto. E qua avessi perso solo gold, perché lui non aveva... Cioè, non so come spiegarti. Quello che dico probabilmente in questi game non si applica, ok? Perché la gente magari è scarsa, eccetera. E cioè, un girocottero a 4 minuti non può non avere boots sul mid. E se no, quello cioè, ok, però come facevo a non killarlo con quella poca vita? Cioè, con Aste, la shockwave la troppo doggiare con Aste?
Non va a target. Ah, sì, se lui si sposta, deve avere, lo so che si perde, va dritta. Sì, no, ma in quel momento non avevo visione del, di che runa si fosse. Appunto. È ancora più rischi. È ancora più rischi così. Senso, metti che gli arrivavano magari boots col courier in quel secondo e tu non lo vedevi. E prendeva un DD o un Aste come è successo. Non sarebbe morto se sei morto te. Sì. Capito? Cioè, puoi anche farlo, è la cosa greedy. L'hai killato, ti è andata bene, ok? È andata bene perché la gente gioca a caso qua. Ma ti sarebbe convenuto stare mid. Magari hai visto, ha preso la luna, vabbè, battle crow, porti boots alla stick e continua a farmare e prendere extra e prendere vantaggio. Questo tizio lì era 4, tu sei fatto 6 perché l'hai killato, ma avessi fatto 6 anche mid. Cioè, riesci a il suo ha giocato male, è stato male, non è abusato, ok? È andata a piare una runa. È andata la runa sotto a caso e non ne hai abusato, che hai preso più XP te. Non hai abusato per niente della shockwave. Eri sempre full mana, non usavi mai per farmare, questo è un errore. Mid, perché devi arrassare lui e i creep. Perché ha 1000 di raggio la shockwave, prende tutta la wave più o meno. Tutta la lane. Sì. Capito? Vediamo come va il mid game. Ecco, in base, va bene. Ecco qua. Ora cosa dici? Ora qui sei in base, no? Vedi la mappa, vediamo quella tua cosa. Cosa puoi decidere di fare qua? Puoi decidere o di andare sotto, di andare sotto, o di andare sopra. Magari in questi casi qua ti converrebbe comparti una smoke, smokarti e poi ti parti. Così almeno non ti vedono le ward o i yoke del Beastmaster. Cioè, quando devi fare una gank così adesso, che è quello che dovessi fare secondo me, in questo caso, non è quello di ti parti mid, non serve a niente ormai intanto. Tanto questo tizio qua è 2 livelli sopra, non è un problema, puoi sempre rigankare o possono fare i tuoi support. Cioè, vedi che sopra stanno perdendo, ti smocchi, ti tippi sopra, con un, magari fai un buon reverse polare, tipo una shockwave, più uno skewer, più tutte le spell che hanno gli amici, li fai magari riprendere l'offlane. L'offlane che magari è persa, se non so cosa hai fatto, ma probabilmente sei andato via di nuovo. O ti sei tippato sopra? Mi pare che sia andato sopra. Ok, vediamo. Qua stai perdendo infinito tempo. Perché? Perché erano sotto torre, non volevo tipparmi. Ecco, combatti la smoke. Tippati su, tippati qua, no? Tippati la seconda torre. Le avevo chiesto lì, ecco, lì avevo proprio chiesto di pushare quella cazzo di lei. Ma tippati qui. Sì, cosa cambia? Invece di stare un minuto e mezzo, un minuto intero lì. Ok. What? Sai che cosa sta facendo? Cioè, questo qua doveva morire. Non so lì ho chiesto di stannarlo. Non so. Rafk? Perché non puoi, non puoi neanche perdere tempo così, nel senso, quello era morto. Lo so, infatti, non ti ho detto quella. Boh, lì, quella 3 lane. Hanno fidato tutto il game. Non ho capito perché non l'ha stannato. L'ho chiesto, mi ha detto che non l'ha visto. Boh. What? Vabbè, comunque. Ora qua stai perdendo solo tempo. Quello lì magari potevi. Avevo il TP in cooldown. Non aveva senso ricomprarlo perché. Ok, ora magari. Polarity? Schiva, schiva. Puoi tirare un po' meglio, il polarity. Tipo se lo ti davi qua. Vabbè. E guardiamo la scena. Potevi usare anche lo skewer, comunque. Ce n'è di spazio per le 2-3. Tipo qua se ti mettevi qui, li prendevi entrambi. O qui. Sì, è vero. Vedi che prendi solo lui, potevi pigliare anche il coso e fare il double kill. Comunque, vedi, queste cose qua sono più. Col Thor e col Kunk è più difficile fare le cose.
Perché devi sapere anche il timing del kunk quando tira il torrent, eccetera. Quindi con la X è molto più, sì, è molto più semplice con la X. Il torrent del kunk l'ho preso, cioè il kunk l'ho preso perché ha lo stesso fare dello stun del sending stesso. Praticamente il sending in stun. Sì, 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 ok, ma per dirti. Ma sì, ho capito, capisco quello che dici. Non fare nessun calcolo, non so come hanno fatto a sì, ok, ma se tu pensi a quanto è efficace un kunk rispetto a quanto può essere efficace una X anche fra dopo 20 minuti. Ma pensavo che tipo, cioè il mio ragionamento è che tipo fiddassero talmente tanto quella 3 lane da loro che il nostro kunk ne uscisse straformato. Alla fine, cioè Shadow Demon prende Sand King stun, kunk ha lo stesso delay dello stun. Sì, ok, però gli altri non è che ti fanno, non fanno niente, cioè, non è che gli altri ti supportano a guardare. Avere un disable, nient'altro. Beh, cosa c'entra? Come fai a salvare quello che viene preso? No, ok, non salvi, magari trade un support con un support. La pallina più il telekinesis più in rimbalzo fa danno comunque. E comunque se tizi non stanno giocando a lane bene, perché in teoria i tuoi support dovrebbero rimanere tipo avere, cioè c'è la pallina del cot che se la tiri bene tipo da qui o da qui danneggia i support, quindi non è che puoi sempre andare, ok? Puoi andare ai primi livelli, ma dopo iniziano a spammare. Capisco però i primi livelli. No, okay. Se loro, se il keeper inizia a spammare il. Sì, ok, capisco. Fai come abbiamo fatto noi, nel senso che ne abbiamo abusato e abbiamo killato 20 volte. Ok. Esatto, però se poi. Ok, ma se poi muori un paio di volte e poi è finita. Cioè, la mia idea più che altro era. La nostra 3 lane doveva semplicemente contenere la loro e il Weaver doveva bot lane sotto. Far quel cazzo che voleva. Vabbè, sotto è andato più o meno bene il Weaver. Qua? Bene, perfetto. Cioè, però nel senso. Oh. A sto punto, scusami, se sei anche aveva preso un altro ranged, un Lashrak. Che senso ha pigliato un Senki? Che tizio non lo so giocare? Ho preso. Cosa? Che tizio non lo so giocare o cosa? Esatto, ho preso. Cioè, avevo paura su Kunkka, quindi ho preso il Senki che aveva lo stesso identico stun del delay di Kunkka. Cosa vuol dire il delay di Kunkka? Come? Cosa vuol dire? Non ho capito. Cosa vuol dire il delay? Lo stun di. The Sanking è 2 secondi. Ok. Kunkka ha un delay di. Tra il. Ah, un torrent. Secondo. Ah, 1.6. 1.6, quindi praticamente vede la fare stunnare e tira la prima e è bella che stunnare. Beh, anche con l'Ashrak uguale, magari lo so giocare il tizio comunque. Ah, perché. L'Ashrak devi già. Vabbè, sei timing, tiri il timing quando è. Fai a occhio. Che missassero palesemente il timing. Vabbè. Allora gli ha proprio fatto una combo a prova di ritardato e è andata comunque male. Perché tipo il. Mi hanno detto. Cioè, hai visto che il Sand King ha missato uno stun. Beh, non l'ha proprio tirato, non è che l'ha missato. Quello lì di SPL non l'ha proprio tirato, sì. Okay. Ha detto che boh, era fuori dentro qualche altro. Vabbè, sì, perché è rimasto fermo. Vabbè, comunque. Però vedi il senso, hai 4 kill, ok? Hai 4 kill e 14 creep. Te potevi avere 4 kill e 40 creep, 35. Avere quei mana boots prima, che magari avevano dato mana a tuo support, che magari avrebbe potuto dare un'altra spell, ok? Sì. Quei creep che non hai preso all'inizio, poi condizionato tutto il game, anche se non sembra. Perché hai 14 creep e te ne avevi avuto 30-35, perché hai avuto free farm mid. Se usavi le spell avessi avuto free farm. Contro un girocotto con quegli item, con un mania tauro. Tiro non avrebbe avuto niente. Appunto. Non ha niente, 17 creep. Beh, qua si è fatto prendere. Bisogna avere mana boots e una buona parte della dagger con 4 kill solo mid. Dire's bottom tower is under attack. Lì mid l'ho abbandonato, non avevo un cazzo da tirare. Vabbè, hai fatto bene. Ho provato a guardare la runa magari. Fortuna. No. Magari anche negli spazi vuoti in cui magari hai la wave pushata e magari vai sopra e non c'è la runa eccetera, puoi anche staccarti questo campo, Ah, da fare, sì. Puoi staccarti questo campo e poterlo farmi di wave e fai anche dei gold in più. Proprio se proprio. Se non sai cosa fare, non c'è la runa eccetera, o magari c'è un support lì che ti guarda la runa lì già, vedi, ti stacchi quello.
tizio, guarda quanto tempo sta perdendo, per dirti, cioè. Cioè, cos'è sta roba? 8 minuti a 20 creep. Ed è nudo. Cioè, sta perdendo infinito tempo per una runa, che cos'è? Sì, forse voleva, boh, fare una kill. Sì, ma non... non è il ruolo del girocattolo girare a caso così per la mappa. Beh, forse non la fanno. Vabbè. Dire's top tower is under attack. Te intanto? E qua ti conveniva andare a comprare mana boots e magari andare sopra la linea mano o tornare in base. È inutile star mid. Ah, hai preso il mana boots, ok. Ho visto il culo. Sì, l'avevo già messo lì. La boots. Qua è più stato un estito di attaccato. Ora è un altro livello polarity, però non è mana. E stanno pushando entra sopra, vedi? Come veniva a pigliare il mana boost, come si chiama, tornare in base, fullarti, poi magari smocarti e decidere dove andare. Perché adesso magari vedi con un RP qua sopra, siete in 4, reverse polarity, poteva dire tipo. Mi pare che abbia chiesto, ma ha detto che tipo non avevano un cazzo di niente loro e loro hanno deciso di non perdere neanche tempo ad andare su. Vabbè, non è perdere tempo, li killate con un RP, un impale, cioè non hanno nulla. Nel senso, tanto mid cosa sai fare, voglio dire. Perlomeno devi sempre avere un TP, perlomeno col mid. Cioè, ti compri mid, ti compri boots, ti compri da bottle, boots e un TP, sempre. Poi ti compri da wand, così magari se divano o serve una mano, se pushano troppo, eccetera, hai un TP almeno per essere utile. Perché adesso non ce l'hai, per esempio, magari se pushano sopra. Vabbè, sopra il conto della runa. Non hai mana per fare la combo, forse con i mana boots sì. Questo... cioè, vedi quanto tempo hai perso anche adesso? Ti sei perso una wave di creep per andare qui e non far nulla. Cioè, cercare di usare il tempo in maniera più proficua. Già sei indietro di creep e 23 creep e 10 minuti con Magnus, che è una cosa inguardabile, ok? Devi avere tipo 40 e passa. Con 4 kill devi sempre avere già mezza dagger anche. Se non 3 quarti di dagger ora. E poi, cioè, cercare di pensare con la testa e di scegliere, cioè, come meglio impiegare il tuo tempo. Nel senso, andare lì sopra, guardarti intorno, non so cosa facevi di sopra, dovresti fare di sopra. Non ha senso, compro un TP e quando poi dive una pushatore ci tippi. Non puoi pensare con un Magnus di fare questa strada qua per gankare sopra. Cos'è? È così? È solo una parte del tempo. Cioè, a meno che non sono ciechi ti vedono, cioè nel senso. Se fai così? Avessi una dagger, capisco, vai qui, ti metti in fan qua, blinchi, schivoli poi blinchi, una roba del genere, so. Una cosa a caso del genere, ma. Se conviene sempre avere un TP e basta, farmi mid quando serve ti tippi se te lo chiedono. O se vedi che c'è un'opportunità. I Weaver cosa ha farmato? Non molto. Anche sto Kunk cosa sta facendo? Senza boots, in giro per la mappa a caso. Su 16 creep. È stato veramente un fallimento quella 3 lane. Qui? Oh god. Perché non ci vai? Perché non li vai addosso? Nel senso. Non ho capito qual è il tuo ragionamento col Magnus. Pensavo di riuscire a prenderli tutti e due delle. Ma erano staccati, non era possibile prenderli. È stato un fail clamoroso. Cioè, nel senso. È lo skewer, no? Cioè. In quel momento mi pare che non ci fosse nessuno se tiravo da. Vabbè, cosa c'entra? Perché io avevo detto che venivo su. E tipo avevo, nonostante un 2 secondi prima avevo comunque a fianco, cioè avevo 100 metri e la mia 3 lane si era addormentata sotto torre.
Quindi se io mi buttavo dentro, la mia ulti era bella che sprecata. Questo ragionamento l'ho fatto. No, vabbè, ma. Cioè, ma uno lo killi comunque. Tipo, uno come Kot lo killi comunque. Ah, 600 di vita, eh. La tua ulti quanto togli? 150. La tua wave, 300. Più due hit tuoi. Fai. Non so. 500 danni? Muore questo tizio qui. Nel Sì. senso. Cioè, guarda ora se skiweravi questo. Ti mettevi qui. Facevi. Guarda. E poi avevo anche più danno perché non arriva. Ah, aspetta. Guarda, ti alza, no? Ok. Guarda ora cosa devi fare. Tanto ti potevi mettere qui, schivarlo all'indietro. Cioè, è palese che non li puoi. Guarda come sono messi, cioè. Ho pensato di È essere tipo troppo. lì, No, no, è non. troppo largo. Prima ci stava qua, perché comunque uno era qui, uno era qui, si è messo qui, lo potevi prendere, ma uno è qui e l'altro è qui. Cioè, così non è un raggio il polaris, è abbastanza ridicolo. Cioè, quello che devi fare, o sei sicuro di prendere entrambi, o vedi che sono troppo distanti, almeno killale uno. Cioè, questo qua poteva Sì, morire, sì, sì. questo qua poteva morire. 600 di vita, se tiri skewer che togli di quanto? 200. 200 più 300 sono 500. Più Sì, poi stavano 150. arrivando tutti, Sono quindi. 700 danni, più 2 hit, 750 danni. Magari uno l'avessi killato perlomeno. Sì, è stato un telefono lì, se lo posso dire. Io cane. Scusa. La link privata, c'è sto rumore quando c'è start un game. Qua sei anche morto alla fine, cioè hai fatto proprio Ah, beh, il palese, sì. peggio, cioè non gestite proprio male questa situazione. Te la venite, guardiamo. La mia spetta, tra l'altro. Sì, appunto. Cioè, ora arrivi qui, no? Vedi? E tu comunque indietro perché gira a caso per la mappa non hai blitz. Però calcola Ok? che quella cazzo di Trilane l'avevo chiamata ma un bel pezzo prima, infatti lì mi ero anche abbastanza incazzato. Sì, beh, ma questo. E c'avevo la Trilane che era ancora sotto torre, comunque che aveva boh 2000 metri di svantaggio, Non non hai so come boots. cazzo abbia Era una fatto. boots. Non hai boots per quello. Perché giri da casa per la mappa senza boots. Per quello. Ma comunque, ti fermi un attimo qua e vedi cosa vedi. Vedi che tu comunque è distante perché non hai boots, come abbiamo detto. I tuoi support stanno dormendo, non vengono, ok? E i 2000 davanti. O li prendi entrambi con l'RP subito e poi li skewi verso i tuoi support. Cosa che comunque non puoi fare perché sono troppo distanti. O ne bursti uno e basta. Tanto appena arrivi qui, tiri una wave. E tanto ha poco cooldown se guardi, quanto ha di cooldown, 6 secondi. Sicuramente Sì. ne tirerai un'altra se non ancora un'altra, ok? Quindi tanto vale tirare la wave prima di tutto. Che ti ha pure rubato. Cioè, questo tizio qua doveva morire. Questo. O questo. Uno di due deve morire. Cioè, sono super squishy e tu c'è la full combo a disposizione. Cercare di fare una scelta decorosa e cioè, profittevole anche per te, nel senso. Non. Cioè, non puoi tirare. Quando sono così distante, tirare un RP e sperare che puoi prenderli. Devi essere sicuro. Non puoi tirare un RP a casaccio così, cioè, ti cambia il game. Cioè. Non ne ha preso nessuno. Quello è stato un Non ne ha preso momento neanche il se tizio. Poi le no, qui spell c'era come l'hanno veramente usato? nessuno. Vedi anche la stick qua. Non l'ho usata. Magari ti potevi salvare con questo stick. Comunque. Certo, vedi, è tutto uno snowball, perché magari Aveva un oggetto in con più. 20-30 creep in più avessi avuto la dagger lì, non si sarebbero stati problemi. Vedi? Lì sono morti veramente, è stato Eh sì, sia un l'RP, disastro. sia che i support sono orribili, sia che Kunkka non ha item, è ovvio, tutto snowballa poi. Sono veramente morti come quattro stronzi. Qua. Ha richiesto qualcuno.
Facciamo di nuovo, forse no. E qua c'è poco da vedere, cioè, ci sarebbe da starci di un giorno. Per come la gente usa le spelle non serve a niente intanto. Quello che volevo farti vedere era questo, nel senso. Guarda il tuo inventario, guarda 12 minuti. Cioè, sì, guarda i tuoi creep. Ma da lì in poi è stato un disastro il nostro train. The fuck? C'è sto Magnus. È stato. È stato un momento che abbiamo tirato due ulti tutti di stun sul Phantom Lancer. E mancavano due right click e comunque ha beccato. Ci ha salvato. Non usi mai la spell per farmare questa spell qua, dovresti spammarla a morte. Cioè anche prima qui, quando eri sotto questa torre, che ho visto adesso. Dov'è? Cioè guarda qua. Questo clip qua potevi prenderlo. Ne prendo uno svagonato. Ma questo clip qua potevi prenderlo, non hai preso perché hai tirato la wave. Tanto sei full mana con i manabuzzi, che ti frega non avere 90 di mana in meno. La combo la puoi fare uguale intanto. Non so come mai il mana tendo sempre anche qua voler... sto Rubik mi fa sopravvivere, nel senso voglio guardare la lava perché è impossibile. Quindi ha stirato lo stun e ci ha preso tutti e due. Sì, ma comunque nel senso lo vedi wave stun wave skewer. Vedi quanto tempo passa, questo qua era morto, sì. Cioè può sopravvivere skewer almeno adesso, cos'è sta roba, cioè vedi due così skewer e tira polarity, magari li potevi killare entrambi si due qui, guarda vero. Senza dagger tendo sempre a usarla alla fine lo skewer. Sì, ma perché usi proprio male le spell del mino, usi male in mana. Cioè, guarda adesso. Guarda. Vedi? Se le tiravo terza poi prima era bella che morte. Terzi più ulti anche. Ci levi entrambi. E se magari salvavi anche perché con lo skill arrivavi qui, li spostavi qui, uscivi dal raggio del cooldown e la ulti e li killavi. Magari ti usciva anche la cooldown shockwave, quindi li killavi sicuro. Facevi due kill e non ci morivi ovviamente. Vedi? Hai un escape, almeno usa, non so. Dove stai? Blinkati qui e tippati in base. Cioè non camminare dentro il cooldown. Non ha proprio senso. Cioè nel senso. Sì, questo game qua la potevi vincere da solo. Cioè, nel senso, i support, vabbè, c'è gente che gioca da poco, non so quanti game abbia, ma... Quanti game ha? Support? Oh, 400. Vabbè, 400, cioè 800 game, dai, sono niente. Nel senso, cioè, si vede che son principianti, sono gratuite, ma... Enrico Basilius e Magic Wand, senza boots, eccetera. Sai che costa un ring inguardabile. E cose così. Cercare di fare scelte migliori. Non so, Magnus ha giocato poco. Il Magnus, immagino, perché non ti vede molto. Magnus senza daga. Non... Cioè, devi sapere che la terza è anche un nuke. Non è solo un escape. Cioè, con togli 280 se lo vuole il 40%. Cioè, non è solo un escape. È anche un nuke. Lo puoi usare anche per nucare. Tipo, in tante occasioni. Qua potevi killare il tizio. O uno dei due. Qua potevi fare double kill. Qua. Potevi killare il girocottolo più di una volta se usavi le spell in maniera corretta. E ha tanto cooldown e quindi tendo a usarlo. Vabbè, sì, okay. Tipo dopo che ho già tirato tutto. Però vedi come sei messo, 15 minuti non è neanche poi agli inizi della dagger, che è inconcepibile con un Magnus Mid.
Visto che in qua è inutile guardarlo, quello che devo dire ti l'ho detto. Guardiamo sì, l'altro. Infatti, cioè, nel senso, l'errore dei capiti, immagino. E dopo lì ormai erano. Cioè, hai visto gli errori, no? Li capiti? Sì, uno sì, lo usi in mano abbastanza. Devo usare molto. Due, la cosa dell'aggro. E tre, dice di usare meglio la terza. Che sono ritardato. Oddio. Allora, l'altro replay era. Il 84. Esatto, 884. Iniziato malissimo, malissimo. Vediamo un po'. Che ora era? La TA. Ok. Ah, sempre contro gli stessi. Allora, prima di tu. Te mid? Il Warlock perché l'hai preso, scusa? Perché volevo andare inizialmente di Warlock mid. Ok. Poi ho visto la Queen of Pain. Vabbè, ma Warlock con Queen of Pain è giocabilissimo. È che Warlock l'ho usato poco. Ok. Allora ho detto con la Queen of Pain rischio di fiddare. Piuttosto gioco la Templar e mi dozzo di meld la sua dagger. Ok. Una volta dozzato la dagger ho detto wow, il resto dovrebbe crearmi problemi. Weaver. Vabbè, i pick. Beh. Magari pensiamo un'altra volta, adesso non c'è il caso. Ho piccato Weaver per il life stealer. Nel senso, non so, questo è un errore perché Psyblaze a livello 1. Come? Hai preso Psyblaze a livello 1, per quale motivo? Perché è più comodo a... Sì, ma a livello 1 ti distrugge con Shadow Strike. Però proprio con Shadow Strike ho preso quello, perché se prendo Meld per dozzarlo. Sì, è vero. Non ha senso far questo. Perché se è decente, ti viene rosso, ti lascia lo strike e tu non fai niente in lane. Poi questo start è orribile. Che ti serve avere più due, più agi. Avevo pensato più che altro prendo prima e mi tira dagger in un modo di dozzare. Appunto. Quindi piuttosto prendo terza. No, prendo di seconda. Di solito starto di prima. A parte che le spell non si prendono mai. Adesso si prendono quando arrivi in lane. Che non, magari possono cambiare lane, possono fare doppia lane, eccetera. Quindi non ha senso pigliarle prima. Prima guarda cos'è il lane e poi decidi cosa prendere. Questo start qua non ha senso. Che ti servono le due calzette? Più danno. Sì, ma il più danno te lo dà la prima intanto. Che ti serve avere più danno con gli stats. Potevi comprarti una pozza e farti bottiglia instant. Invece di avere questi 300 gol buttati via. Ci fai poi dei Wraith Band sulla lanaia. Praticamente niente, dopo li ho rivenduti. Appunto. Li hai point proven, insomma. Vediamo un po' come ti muovi. Ah, sono morto instant, come ritardato. Sì, Warlock super comunque è osceno. Cioè, no. Volevo giocarlo mid, ma... lo so, se lo prendi per mid, giocalo mid. Se non prendo, prendo dopo. Perché non puoi giocarlo support di Warlock, è osceno support, non serve a niente. Non ha livelli, non ha item, non ha niente. Il blocco lascia un po' desiderare, ma comunque. Peraltro blocchi in maniera strana, fai. Cioè. Fai zig zag così, fai. Quando basta far così. Tu fai così invece. Vedi? Come blocchi tu fai così. Non serve a niente. Basta che fai così a bloccare. Ah, molto più stretta, sì. Molto più stretta, non serve fare i giri così. Basta che fai così e posto. Andiamo un po' mid. È blocco orribile, difatti. Tu, se lui avesse avuto Shadow Strike, ce l'ha. Hai già perso la lane. Perché lui si mette qui. Praticamente sono morto all'istante, infatti. Non ha senso. Shadow Strike. Tra l'altro avevo. Non terrassa perché, perché è scarso. Merda, non.
Che ti serve avere due calzette che tanto non. Cioè. Vedi queste due calzette quando sono inutili. È vero che questa non serve a niente, non ti puoi avvicinare ai creep intanto. Cioè. Ho preso terza proprio perché avevo detto. Sì, ma non. Se lui ti. Se lui ti succo. Sì, ma se lui ti spamma Shadow Strike, tu con le somme lì ti puoi avvicinare ai creep. Cioè, la teoria è quella, ok? Se tu ti spamma Shadow Strike, non ti puoi avvicinare con nessun creep, con nessun RM lì. Cioè, ti puoi avvicinare, ma tre di metà vita, o un quarto di vita per un creep. Sì, avevo fatto male i calcoli, avevo detto prendo terza proprio per quello. Così no, no, di più conto c'è la regola che ti ho detto prima, devi arrivare prima in lane, e poi dipende quello che hai contro. Se contano Queen of Pain, livello 1 meld. Cioè, in teoria dovessi vedere, perché se hai le sentry non serve a niente meld. Infatti subito dopo ci ho messo anche un po' a capire, perché all'inizio mi ha messato uno, il primo meld, e ho detto cazzo, devo... Non posso farmi prendere come un ritardato. Nel senso, se le sentry, ok, poi è stata di te prima. E ha messo sentry. Se le sentry è diventato un problema poi. Perché l'ho capito già rimeld. Aspetta un attimo. In quel senso, saltare di terza non ha proprio senso. Perché uno, non dodge di solo strike e perdi metà vita e non hai regen. Due, hai due item completamente inutili. 3, il meld è sicuramente meglio, perché sicuramente va Shadow Strike livello 1, molto probabilmente. Quindi io ad oggi. La prima, boh, la puoi prendere, però ti finisce instant. Non so, quindi non so. Questo start è orribile, poi bloccate in maniera oscena e la lane ce l'hai qua, quando dovessi avercela qui. Questo non ti aiuta di certo. Infatti in early, cioè, i primi minuti sono tipo morto all'istante. Perché hai fatto una build orribile e hai preso una spell inutile. Quanto potevi killare? Non ti killa, trolla. E qua eri morto. Qui tu eri morto, non ti ha killato perché è scarso. Però tu qui eri, tu qui eri avevo morto. Avevo già preso chilometri. Qui eri già morto. E qua. Vabbè, appena. E sono morto tipo mezzo secondo dopo. In maniera ignobile, però. La street è un po' discutibile. Anche qua di nuovo, perché hai preso la prima, prendi il meld. Cioè, vedi che ragioni proprio male. Cioè, non ragioni applicando il tuo cervello, intelligenza. Detto, al cazzo, gioco. Sono già dietro, devo assettare, puttana merda. Che ti serve, scusa? Basta che gli dodgi meld, non può fare niente. Cioè, ti arrassi di autoattacco, ok? Al 3 prenderai la prima. Che se sappia la prima che tanto conosce lo sangue te la toglie instant, qual è il vantaggio che guadagni? Nessuno, perché me la toglie. Nessuno, è vero. Piglia il meld a livello 2, così almeno di dodge, visto che ha Shadow Strike, a livello 2 ancora, cioè, dodge di Shadow Strike e cerca di recuperare. Ora qua è un tonto, è nato sotto, non so cosa sta facendo ora questo mino, però sta perdendo exp, e riguadagnati i creep persi. Se sei indietro e ti ha fatto rubare la flask, i due creep qua non ti puoi permettere di missarli, sono fondamentali per te. Sono uno spazio, sono creep gratis che ti regala. Cioè, è il tuo modo di tornare in game, di tornare in mid. Non è ancora persa perché questo tizio qua non ha abusato del fatto che tu non avevi né meld e cose, perché sennò tu non avessi avuto neanche un creep. E niente. Però nel senso, usare la prima che tanto ha dato le instant, sono tre instance e te la toglie instant, non ha senso. Ora qua hai perso un creep. La stit orribile. Cos'è solo la stit? Ciao. Nel senso, pensavo migliorare. Tanto devi migliorare la stit, sì. Perché proprio la stitti male. Cioè, anche col Mani si è perso una valanga di creep. O perché non usavi le spell, o perché non si stavi male. Qui uguale. Questi due creep qua li hai persi perché la stavi male. Qua li hai perso e non era perdibile. E te i creep. Cioè, non potevi perdere. Avevi pure le fraction con 20 danni in più. Non puoi proprio perdere questi creep. 90 di danno. Senso, non puoi missare i creep. E poi, quando la stitti con la tema, cerca di metterti. Di la stittare ordinare in linea con lui. Così lo arrassi anche mentre la stitti ordini. Quello deniabile non è deniato. E cerca di essere un po' più
Cioè, adesso sei più intelligente con le fraction. Non li puoi più spammare come una volta. Costa 100 adesso, costa più 75. Cioè, non tirarle a casaccio. Soprattutto quando sono livello 1, nel senso. Cioè. Io ho perso, non avevo un attimo di tempo perché si era messa tra i crit. Se ti tira un hit, intanto che te ne frega, voglio dire. Non è un problema se ti tira un hit, voglio dire. Se ne frega. Stavo, cioè, stavo provando a tirarmi. Sì, ma ce lo stai che io dodgi col Meldon, sai tirare la prima? Ma sai che tira la prima quando ti tira la Shadow Strike, scusa? Dodge col Meld e basta. Costa anche meno di mana, il Meld costa 50. Dodge l'Elite col Meld costa 50, non costa 100. Costa il doppio. Sì, sì. Hai doggiato, bravo. Visto. E qua ti ha dato un'altra refraction a caso. Cos'è questa refraction? Cioè, butti via il mana, hai 40 di mana, manca 200 gold alla botta, non buttare via il mana a casaccio, cioè, che ancora ora sei morto. Infatti per il caso. Fatto, tipo out of mana. Sì, out of mana perché ti ha dato un refraction a casaccio. Hai avuto sfiga, mi è stato. Ok. Questi due calzetti, guarda quanto ti hanno rallentato mid con la botto. Praticamente non mi sono servito. Ti ho detto che non si è servito niente, non servono a niente le mie, quelli di temi lì contro non mi. Cioè, tanto c'è la prima che ti fa far danno, non servono statistiche, cioè. Guarda, sei preso. Ah, te la risente, come. Non l'ho visto. Tanto sono messo veramente una vita. Cioè, qua sei morto anche. Questo qua. Questa morte è il risultato di non Meld a livello 1 che hai perso la prima flask. E le due calzette inutili che non ti ha fatto avere la bottiglia. Che ora avresti avuto non sei stato così low. Il uso a caso della refraction, che magari qua ti avrebbe salvato. Probabilmente. Vedi? Insomma, di errori che si aggiungono e tu muori. Sì, avrei avuto mana. Avresti avuto mana, avresti avuto più gold, avresti avuto più vita, avresti avuto più item, non saresti morto. Non ho ancora la bottiglia, suo tizio. 3 minuti, adesso ce l'ha. Vedi quanto è scarso, cioè va sotto a pieno un DD senza la bottiglia. Perde infinita exp mid. Cioè, nel senso. Comunque. Guarda la bottiglia. Ah, questo è un errore enorme. Sellati un cancellati cazzo di slipper e tippati, non puoi perdere tutta exp. Non puoi morire e camminare mid, non esiste. Non puoi permetterti di perdere tutta quell'exp all'inizio del game come adesso. Sellati un calzetta e tippati mid. Se muori mid devi tipparti, non puoi camminare, fate comprare un TP se serve. Ciao, esatto. Devo vendere tutta due per avere un TP. No, una bastava. Avevi 40 gold, 75 i selli di slipper. Ah. Se l'avessi avuto, mi aspettato magari 5 secondi in base, sicuramente meglio di camminare. Ora qua, sì. Stai perdendo infinito tempo. Cioè, infatti, voglio farti vedere. Due wave. Voglio farti vedere quanto hai perso, così almeno. No, ti vedo. 3 wave. Ora qua muori te. Ora quanto hai perso? Più di 3 wave. Una wave e mezzo, mi perso due forse. Guarda. Due wave, con la terza in arrivo. Qua mi è stato un altro creep con le fraction. Un altro creep. Visto quanti creep missi? Sì, potevo averne tanti di più. Quindi viene minimo 30, se non 30, 25-30, non 10, e una morte in meno.
Certo che anche te, dopo due volte che ti lasciano strike, tutti di merda, ti hit uguale, vuol dire che c'è una sentry. Ma... non provare nemmeno a tirare merda. Avevo il dubbio che fossi... io ritardato, ho detto figa, non... perché uno l'aveva, mi aveva proprio, cioè c'era comunque la sentry, però uno l'avevo proprio tirato un meld ignobile. Ok. E lì avevo, mi ero imparato. L'avevi detto, anche visto cazzo. Qua, nel senso, guarda che lato ti ha attaccato qua. No, che perché rimane. Se guardi, mi sono spostato un niente prima per andarmene. Sei tolto una merda solo? Sì, perché ha detto boh, vado, se no okay. Potrà blinkare in dive. Perché era andata un attimo indietro e io sono uscito di mio dal meld. Quindi non avevo visto che aveva piazzato una sentry. Perché? Perché non avevo guardato che c'aveva. Che c'aveva addosso. Poi dopo, tipo, c'è stato uno che me l'ha ritirato e. E lì, e qua, esatto, mi ha colpito. Sono andati le trappole alle rune. Trappola mid qua sopra. Cioè, sempre una trappola qui, una trappola qui e una trappola qui. E una trappola qui quando vai sotto a cercare le rune. Tanto se ne puoi mettere 5 all'inizio, quindi. E a posto, ah, ne hai fatto. Dai. Sì, non ero. Avevo appena preso. Queste calzette qua sono un cancro da vedere. Cioè. Sì, mi danno 6 danno in più. Crasto, 6 danno crasti in più. 6 danno in più e faccio 60 danno in più di prima. I boots, sai la sti cosi? Non è più fatto. Se ti parto sopra va bene. Ok. Potevi fare qualcosa, vediamo un po' cosa fai. Rallento. Trappola. Trappola. E la messa, se lo tiravi sul tizio. Sulle cotle. O sul cotle più che sul Nike, se poi si è sluato. Cioè. C'ha la rage. E comunque questo game sta andando meglio contro. Sì, non ha fatto. Okay. Trappole messe un po' a caso, no. Più o meno. I medri di Tati. No, lì l'ho messa lunga perché pensavo andasse lì. Vabbè, per tirarla anche qui ti vedo becchi uguale, nel senso. La way è più grosso di quello che sembra, non è così la way, è tipo così. Quindi puoi metterla anche qui, puoi anche invece metterla qua. Metterla anche a metà strada. Dove pensi che vada? Perché adesso più tempo. Vabbè, ma è ovvio. Vabbè, la metto uguale. Quando slow al 30% va bene. Cioè, all'inizio, sì. Voglio dire, 30% lo prendi. 50% è tanto, ma 30% va più che bene. Non è un 5%, un 10, un 30. Sì, non pensavo tagliasse da dentro perché c'avevo il warlock proprio all'uscita di quegli alberi. E quindi l'ho buttata su lunga. Finito, vabbè. Comunque ogni tuo game è tipo è in handicap che non hai creep. It could buff. Hai 21 creep ogni game. È 0 creep mid. O perché gli assiti male o perché non usi le spell o il mana, eccetera. E col perché di prima avevo 10 minuti avevo quasi più kill che. Sì, più o meno. Creep. Anche qui, scusa, devi vedere. C'è un punto che potevi killarla, secondo me, un po'. Adesso morta. Aspetta che so 2-3 secondi. Qua tu ora ti giravi. L'hai spiegato il blink. Ok. Ah lì. Qua. Tiravo ulti. Ulti. Avevi la prima che stava facendo la cooldown. Lui lei il blink. Livello 1 ha infinito cooldown. A 12 secondi. Guarda.
Prendiamo il rallentatore. No, aveva già anche tirato tutto, quindi. Se Rai spreca il blink a livelli bassi per fare una roba così stupida, devi abusarne e killarla. Cioè, un due hit la sciogli con più 80 danni per il meld. Sì, guarda qua, cioè. Guarda adesso. Entri ovunque. Guarda. Guardando? Guarda, è morta. Gli hai fatto pure il meld. Un hit di tolto metà vita. Due hit di tolto metà vita, eh. Guarda. Sì. Guarda il cooldown del tuo spell, guarda il cooldown del suo, per tenermi indietro. Lì è stato un pollo. Ho visto solo creep suoi, ho detto tiro prima, rischio che mi tolgono i suoi cazzo di creep. Guarda quanto danno gli fai, piccato, guarda quanto danno gli fai. Mi era anche, uno, anche appena chiuso il... Due hit. Due hit e tolto metà vita col meld. Ora hai la prima fuori cooldown fra poco. Sono tre creep. Tre creep non ti killeranno mai. Questa tizia ha dato il blink al meld e ha 300 di vita. Tu togli 150 con un hit. Ok. E poi avevo trappola, phase, trappola, phase. Prima quando usciva era morta. Qua era morta questo. Ha giocato malissimo, doveva morire qui. Devi punire l'errore. E anche senza boots, tu hai phase boots. Morta per forza qui. Ok? Non avevo la più pallida idea che fosse senza boots. Perché lo controlli l'inventario. Sì. Quello devi farlo per farlo, imparare a farlo, perché non puoi giocare senza controllare l'inventario. Anche qua? Qua era killabile di nuovo. Allora, rimuovo. Lì non avevo mana. Cosa succede prima? Non c'è, non serve mana. Scusa, guarda. Trappola. 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 Trappola, morto. Vedi che era morto di nuovo? Sì. La trappola potevi far esplodere. Il danno, la prima ce l'hai. Tre hit la sciogli, voglio dire. L'avresti killata lì con i Facebook, una trappola. Cioè, blink all'uno, non ha ancora i boots, era morto di nuovo. Era già due kill. Senza la prima, no? Cosa no? Ti ho fatto di 100 hit. Ha 700 di vita, 700. Togli 100, togli 100. A parte che qua ce l'avresti avuto una carica di prima ancora. Così se ne avevi subito addosso. Togli 100, 700 di vita, 4 d'armor. Non ha il blink, non aveva il blink per tipo aveva appena usato, era morta. Hai Facebook pure. L'avresti killata lì, te lo faccio rivedere se vuoi, aspetta. Guarda. Hai qua le 6 cariche, eh. Hai 6 carica. 6 carica ancora. Gli ha dato un hit. Un hit. Ora. Guarda quante cariche hai. 5. Li assorbi. E cos'è? 3 di attacco? 3 di attacco. Ora qua mettevi la trappola. Sì, li corrivi addosso. Era morto. Ma guarda cosa fa ancora dopo. Cioè proprio a caso ti viene ancora addosso. Cioè qua era morto. Ti viene ancora addosso. Sì, facevo 200 rotti danni. Li shottavi. Guarda quanto togli quel coso. Quelli la morte di nuovo. Lì la morte di nuovo. Dire's middle tower is under attack. Tutto che usa. Ok. Guarda, te ne senti, ok? Ah, la point. Castone di point. Perché non è stata la trappola qua? Tutto il suo tempo non è mai stata la trappola? Io? Ho visto male io, aspetta.
under attack. Qua una trappola? Ma qua è killato, non so vivo. Qua si ricompra il tonto. Torna. Qua lo vedevi. Trappola, 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 niente, trappola, mezzo un creep, trappola. Ne ho tirati diversi mezzo sul cazzo di creep. Trappola, ma perché non hai tirato la trappola? Avessi killato, il tuo amico non sarebbe morto, per dirti. Cioè, vedi, hai visto? Sì. Non sarebbe né morto lui e l'avessi killato. E ancora non è un item. E vedi se crippa 11 minuti, sono mid. E due creep al minuto praticamente. È abbastanza ignobile la cosa. Qua sei qua invisibile, non sai bene a far cosa. Ci muori pure forse? Numeraccio, sì. Fail completo. Ma se fai fare qua? Cosa fai di invisibile? Cosa serviva? Cioè, non serviva proprio a niente se l'invisibile. Cosa pensi di pushare con una Templar? Non hai spell, è la prima, ok, con la terza. Ah no, sai cosa? Avevo chiamato il TP. Ah, e se guardi hanno sbagliato tutti i turn. Perché pensavo se ti passero tutti davanti, proprio da farli beccare. Sì, ma non hai mana intanto, cosa pensi di killare? Se sono tippati in tre. Quello che ma sei tonto anche te però, amico. Sì, ma sei tonto anche te. Cioè vedi che si tippano dietro, esci da limbi, aspetta che arrivino. Scusa, che senso ha quello che hai fatto? Cioè vedi, ha sbagliato loro, ti passi dietro, ok, ma aspetta anche te uscire. Aspetta che arrivino e poi esci. Penso che sia stato ancora più fail, perché volevo prendere PT, visto che era dentro nel meld. E far cosa? E shotarlo. Senza la prima non shot di certo. Solo con un meld, come fai a killarlo? È il meld livello 2 poi, dai. Non puoi killarlo. Vabbè, sei morto. In quel momento si è spostato e mi è andato in move. E culo, è morto. Mega fail. Ora dovresti farmare. Qua si perde infinito tempo. Infinito tempo, infiniti creep, infinita roba. Ma avevo visto il Keeper? Sì, ma tanto non c'è. Cioè, se ti patti hai perso solo tempo. Vado a killarlo. Sì, ma se non vedi sulla mappa è inutile cercare a cacciarlo. Se ti tippa perdi infinito tempo e basta, come è successo. Cioè, se sai che è lì, ok, hai qualche chance di killarlo col meld della prima instant. Se no, già è farma. Guarda quanti creep misti però, amico, misti troppi creep. Lì volevo delaiare. Troppi creep. Poi mi sento che creep usava prima se non riuscivo a settare. E anche qua arriva lo slow, non si usa mai. Perché chi l'ha qua la bru? Perché non usi lo slow? Guarda qua, scusa, Guarda. Slow. Aspetta, su chi? Sulla Brute. Dovresti killata. Anche questo. Perché slow esatto qua? Slow. Meld. Ti serve anche il meld lì. Slow. Ti è passato una brumata da fianco. Non ti sei manco accorto. Meld. Oh. Oh god, hai visto quanto hai giocato male lì? Decisamente. Ti senti, il meld l'hai tirato, potevi killare una X o la Brood. Ti è passato una Brood a fianco qua, non te ne sei manco accorto. Tami dietro, vediamolo meglio. Guardiamo. Se vedi la tua perspective. È la brutta qua, eh.
Il merle tirato. Trappola potevi tirarla. Magari usa la bottiglia. Se ne sono titta, perché non usi la bottiglia, scusa? Non capisco. Vedi quanto. Cioè. Ah, sì, potevo. Potevi usare la bottiglia mentre scappavi da, mentre scappava la brutta. Chi ti stacca intanto? Più... Qua, trappola. Qua, trappola. Qui mettevi la trappola qua adesso. E la potevi esplodere. Questo era morto. Guarda. Trappola. No, qua sto scherzando, scusa. Trap. Meld. Nemmeno, esatto. Lo killavi col meld. Trappola. 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 Vedi, non. Trappola. Niente. La Brood qua a fianco. Non so se sei manca corto, Brood. Cioè, vedi? La Brood era morta e il Rubik era morto. Qua. Meld sulla Brood. Meld. Guarda, Meld. Meld. La Brood non la vedevo, Ah, non la vedevi? Non è tua la sentry qua? Ok. Per evitarla sulla X allora. Potevi tirarla sulla X allora. Era lì a fianco. Non cambia niente. Poca differenza se non la vedevi. Potevi tirarla sulla X. Te. Tanto sei morto qua. Tira merda quella, magari lo killavate col Weaver. Penso. Cioè, potevi killarne due qua. La Bru potevi killarla. Potevi killare anche il Rubik. Non è esatto perché non so. La trappola slow al 30% sembra poco, ma hai Facebook, il Rubik e i boots base, e poi l'hanno fatto anche la movement speed. Cioè, dovevi killarlo lì. Oh. Oddio, cosa fai? Ok. Oh, e mi sono dato un meld, e tant'è non ho usato di nuovo la trappola, qua. Che non usi la trappola a sufficienza. Sì, è quello che l'altro che ha fatto blink ignobile. Appunto. Pensate quanto scena quello mid. Guarda quanti gold hai, 15 minuti non hai niente, 32 creep. Potresti essere beyond godlike ora. Easy proprio. Tutte le cose che hai visto, che ti ho fatto notare. Devi essere benissimo beyond godlike ora. Devi killare Queen of Pain due volte mid. E avere tipo 30, 40, 50 creep in più, più o meno. Più il Rubik sarebbe morto. Più sarebbe morta la Brood prima. E si sarebbe salvato il tuo alleato. E non è ancora la Magic Wand che devi avere. Magic Wand, Bot e Facebook sono gli item core sulla Templar. Poi ti fai Dagger, ti fai Yash, ti fai Mantle, ti fai Buriza, ti fai Lothar, ti fai quello che ti pare. Ma con i tre item devi avere forza. E ancora con le due calzette, da parentesi, da notare, 15 minuti, che non servono a nulla e fanno solo rageare. Sei di danno. Okay, game breaking. Più game breaking. Cioè. Sono tutti sotto. Ora li vedi tutti sotto, no? Il lato visione. Sì. Push sopra, auto attacca e push appena nella torre, così ti fa la lag. Perso un altro creep. E cercare di avere sempre un TP nell'inventario. In base, compone sempre due se hai gold. Così ti tipi una volta e poi se ti rivedi tippare ce l'hai già senza dover andare in un shop. Compone sempre due in base di cose. Di TP. Stavo. Poi guarda come ti rimane la telecamera, non guardi neanche il tuo eroe, cos'è? La X è passata a fianco, non sei manco accorto. Vedi come ti rimane anche la telecamera? La trappola di nuovo. Perché avevo rubato lo Shukuchi, ma con la trappola lì magari sarebbe morto. Col meld che hai missato perché era troppo veloce.
Se tu entravi da quel meld, perché ti avevi la trappola, sarebbe morto quel tizio. E che non usi mai la trappola. Poi la trappola non si uppa all'11. Si tiene all'1 e si uppa la terza. Poi quando è finito con la terza, si uppa la trappola. Aumenta solo il numero di trappole, non quanto slow one, eccetera, quindi. Qua non sta, non avevate niente, tasti, niente. Avevamo una torre, mi pare. Ci aveva troppo distante. Non aveva niente per rivelare gli invisibili, comunque, no. La torre era troppo lontana per la visione. Guardate i dagger a 18 minuti. Giusto quei 50 la stit in meno. Sì, e anche qualche, anche se 7 kill in meno. Vediamo un po' se trovo qualcuno per giocare mid di meno. Radiant's top tower is under attack. Posto, già nella mia lobby. Arrivo, aspetta che... Almeno facciamo il matchup che abbiamo visto e vediamo un po' se impari a giocare un po' meglio. Ci sei? Arrivo, allora... Lei... Lobby... L'hai creata? Sì. Ah, sì, ok. Find lobby. Mettiti Radiant o Dire come ti pare. Mettiti Dire. E non ti metto bene. Ok, è uguale. Vedete il gol per il courier, ok? Sì, sì, sì. Ah, aspetta. Che? Okay. Fai il gol 150 e ti compri il courier. Ah, ok. Ok? Sì, sì, sì. Aspetta che ti suona il telefono. Così almeno diamo un volto pratico a quello che ti ho detto. Piglia TA, sarti con un tango e tre branch. È proprio da lasciare... Sì, sì, sempre. Tango e tre branch. Oppure una pozza tra branch, come vuoi te, insomma.
Scrivi trattino gol 150 all'inizio. Perché li bloccare anche meglio, di non fare troppo zig zag, troppo largo, che li fanno più stretto. Ok? Puoi anche bloccare te, andando avanti premendo stop. Cioè. Puoi fare in tanti modi, ma fare zig zag così largo non serve a nulla. Una cosa a posto. Ora aspetta prima di prendere spell e provare. Ok. Tanto, prima di tutto, secondo Queen of Pain. Possibili build sono o la prima, o la terza, o la seconda, o anche la prima. Quindi, vedete, secondo di che spell prende, eccetera. Se vede che si avvicina, vuol dire che c'è un Shadow Strike. Quindi, preparati e metti in meld. Se no, vedete, molto probabile ha il Shadow Strike. Quindi, poi decidi di conseguenza. Cercare di bloccare il meglio possibile, perché è fondamentale. Su quello devo seriamente allenarmi. Avvicina, ecco, vai, ok, 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 va bene, vai, a destra, ok, fermati, stop, 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 destra, ah, top. Ha bloccato molto meglio di te lui, infatti. Ora un problema. Ah, probabilmente Shadow Strike, quindi prendi melt. Oh, bravo. Ho cercato di legnare col creep. Più o meno. Vaffan. Te può anche. Può anche. Vedi, può anche far finta. Ora, è la wave che ti arriva ora, stai tranquillo. Ok. Mangiati un tango. Quello, assitalo. Ah. Devi assitare questi qua, non puoi regalarli, eh. Cioè, non puoi non prenderli. Guarda quanti ne hai missati, devi prendere tipo 4 di quelli, ancora 0. Triccato duro. Attaccala quando la vedi, attaccala. Attaccala e torni indietro. Attaccala e torni indietro, prenditi l'aggro. Schiaccia e annulla, schiaccia e annulla. Ah, l'ho fatto, non... devi farlo meglio. Dire's bottom tower is under attack.
Ok, va bene. Degna. Perfetto. Col cripple sinistra non mi serlo. Va bene. Degna con il ranged. Mangia il tango. Bottiglia, guardati la bottiglia. Clip. Perfetto. I ranged, subito, subito sei ranged, amico. La torre hit subito il ranged. Hai perso i due ranged qua. La torre. Culo. Devi killarli, eh. Pausa, pausa game. Allora, l'aggro della torre sai come funziona? Sì, il primo se, che sì, sì, ok, ma con i creep funziona che se muore melee va sempre sui ranged la torre, ok? Se sono in range la torre, ovviamente. Quindi quello che vuoi fare è muore melee che è appena stato, vai subito sui ranged, subito sui ranged e le killi. E per ripiare entrambi, non ne preso neanche uno. Ok? Sì, 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 sì. E qua potevi killarlo il tizio. A bottle, sta arrivando, ok? Qua hai perso la creep. Ok, va bene, perfetto. Stai sempre in focus, che va benissimo. Magari attaccala, così ti prendi l'aggro di creep. E poi toglitelo. Lì, perfetto. Vabbè. Quello non fa... Ah, riprendono quello. Perché scappi? Perché sei scappato lì, che tanto da cui lo pay non c'era? Bella domanda. Appunto. Qua potevi già arrivare la prima. Vedi, l'hai degnato e gli hai fatto anche danno. Quasi degnato. E gli hai fatto anche danno. Quello... Ehi, hey, just it. Vabbè, da poco andiamo a replay intanto. Visto che... I boots, ricordate. Mettete nel quick buy i boots. Con lo shift. Prima. Prima. Usa la prima. Ti piano entrambi, devi degnarlo e pigliarlo quello. Perché lo usi la prima? Oh, te ne hai degnato, no? Sì, ma devi anche pigliare. Non hai degnato il creep. Dai. Mettiti in linea con lei. Perfetto. Vedi? Se ti metti in linea con lei, non può fare niente con quello splash. È ridicolo. Ricordati i boots, i boots. Allora, non la vedi più in lane. Lei probabilmente è andata più alla runa, mi sa che è uscita lane. Parati il courier e il bottle crowa. Bottle crowa, bottle crowa. Courier, 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 courier. Droppa la, droppa la bottiglia lì. Ah, l'hai già fatto, ok. Il fog non si vedeva. Cercare di degnarla a sittare con lei. What? Denied. Dire's bottom tower is under attack. Il range, amico. Aspetta che vedi il pugnale. Ah! Ah! Ah, hit! Trappola! Era la centrale la trappola, non merito cazzo, no? Fatevi killare là? Ora no, oh, è rischioso.
ADD sei morto. Ah! Quinto. Andiamo a reply adesso. Salvati reply, reply, passiamo su Skype. Sì, e io non posso perché è una custom. Sì, 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 sì. Allora, ci vuole un po' però prima che riesca, mi sa. Aspettiamo. Hai capito i tuoi errori? Sì. Hai capito, vedi quanto, quante cose sbagli? Perdi infiniti. Devo mettermi anche seriamente a imparare la stit. Devi mettere a stittare e ti muovi a casa. Dopo adesso devo fare play, tanto ancora tempo ce l'ho. Ma metodo migliore per imparare a stittare è mettersi contro i bot. Metti da solo, contro nulla, da solo contro nulla, un'ora, due ore al giorno, da solo, e ti metti da stittare e impari migliori. Sarebbe un buon passo già. Non mi stare i creep immissabili. Sarebbe un buon inizio. Ma comunque adesso vediamo il replay e vediamo che capisci meglio, ancora replay di più. Replay pending. Come? Sì, fine, ci vuole un po'. Anzi, facciamo un altro, tanto aspettiamo quello. Hai creato un hobby? Vai. Vai, prendi Magnus. Ok? Stesso start, stesso roba. Se start intendo un tango, tre rametti. O una pozza e tre rametti, quello che vuoi. Sempre contro la quad? No, no, contro il girocottero. Ricordate quello che ho detto su Magnus, eh? Di abusare del mana all'inizio e la bottiglia, non aver paura di usare il mana. Ogni due minuti ti pusci la lane con la shockwave e vai a pigliare la runa. Non ti può killare il girocottero, a meno che lui è boost e tu non ce l'hai. Comunque ti faccio passo passo, proprio guardiamo il replay e poi. E poi vediamo. E ti manca il senso delle misure, esperienza. E quando ti posso quando ti do daga è tutto tanto più semplice, sia ovvio. Con Magnus che con TA. Ma ha senso anche, aspetta. Senso cosa? Ha senso anche con Magnus aspettare per prendere terza. No, 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 sempre la prima. Media sempre prima, poi piano pure ora. Passata anche di terza, boh. No, vabbè, perché passa seconda. Seconda va, caga. Oh god. Perché non cliccate col mouse? Ma fatemi cliccare sta roba. Perché avevo l'annulare sulla V doppia. Ma pensi che cliccalo col mouse, in base, che premurai. Non lo guardo mai la tastiera. Quitta rejoin. Sai? Yes. Magnus, prima spell, tango e tre rametti. Puoi partire anche di terza, dipende da te come ti trovi con le street e quanto blocchi. Allenarti su blocco anche, perché blocchi veramente in maniera oscena. E
All'inizio andava bene quello con le, come si chiama, con la TA, il primo punto. Poi dopo ti sei perso. Cioè, ti muovi, zig zag. Poi quando vedi che sei troppo davanti ai clip, ti stoppi, zig zag, stop, zig zag, stop. Di trovare il tuo modo, non il suo modo. C'è chi usa solo stop, c'è chi si muove zig zag. Insomma, vedi te. E solo stop andando davanti in linea retta non ce la fai? Sì, ce la puoi fare, però se poi ti passano è un problema. Se mi si muove un pochettino a zig zag e stop, 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 va bene. Devo mettermi anche lì. E allenarti, tutta practice questo gioco all'inizio. Poi c'è tutto il decision making e roba varia, però a meno avere la mano sulle cose. Prepare for battle. La metto, tank, mid, go. Per il cure volante. Di blocco, okay, ok, ok, stop, stop, stop. Destra, ah, troppo, ho stoppato troppo. Ora c'è la linea di nuovo sopra la cosa. Ah, vabbè. No, sotto di più. Vedi che ho bloccato lui, ora c'è la linea di sopra. Ora così, i primi creeper di piedi, o di... Linea quello, il ranged, linea? Ah, shit. Quell'altro non puoi linearlo. Attaccalo, prova a prenderti l'aggro. Tendo c'è flaccarlo, sei lontano, c'è flaccarlo. Ok. Wave, 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 wave. Ah, oh, potete piatti il range lì. Del... Ok. Perfetto. Quello. Un hit. Wave, perfetto. Oh, bravo. Mangia l'albero. Mangia l'albero. Torna mid. Quello. Perfetto. Perfetto, bottle. Vedi? Quanti creep in più hai, quanti danni hai fatto? Vedi la differenza? Ma sì, sì. Oh, dai. Più hit adesso. Quello è lineato, è missato. Perfetto, quel linea. Devi lineare lì, eh. Perfetto, devi iniziare a lineare quello, inizia a lineare quello. Sono due clip a poco, wave. Ah, oh, ti piace anche quello. Quello a sinistra potevi prenderlo. Perfetto. Guarda quanti clip hai? Nel già 9? Ah, sì, sì, decisamente. Vabbè, questo è un po' un fail, però vabbè. La runa, ora hai pushato la leva, hai piena la runa. Prova ad andare sopra, o sei sotto, non so. Vedi che comunque non perdi exp, se andavi prima non perdevi exp. Perché comunque i tuoi clip sono tutti morti, quindi l'exp non la perdi, ok? Non... Ora, non hai preso la runa? Portati il courier e botte il crow. Dai. Non perdere i creep però, eh. Dai, un po' di micro. Amico. Hai perso due creep qua. Dyer's
usa anche male, non abusa flaccando. Usa la speed sul courier, dai. Mangia il tango e rimani lì. Shockwave? Che hai risato lì? Tanto non ti dai lo sto torre, cioè. Perfetto. Ah! Quello, il creep! Vedi quando il creep perdi? Hai giocato bene all'inizio, andava bene. Poi dopo ti sei perso, perché perdi il creep a caso. Perché hai paura di cose a caso. Ora, fa più poco c'è la runa. Pusha lì la wave. Shockwave. L'altro shockwave lì, ci sono dei creep. Shockwave. Ma non ce l'ho. Adesso. Prego un cooldown. Ah. Ok, prendi quel clip lì. Io comunque hai visto che lui è andato sopra e non ha visto la runa. Vai sotto e prendi la runa. Quando è 4 minuti, non so. Attento la botto, non lasciarla così davanti. Unita con la destra, shockwave. Ah, le potevi dire altre tre lì. Perché stai lì AFK adesso? Perché ho comprato Boots, ho preso il corriere e lui soprattutto ha un cazzo di DD. Vabbè, non puoi morirci, magari adesso. È lo skewer, oh! Sei morto come un asino. Dai, come si può quittare. Guarda se c'è il play di prima, per favore. Questo andava bene all'inizio, poi ti sei perso. Non potevo usare lo skewer adesso. Sì, ma stava arrivando il missile. Mi stanno lo stesso. Vabbè, ti stanno però più avanti, mi deve avere due torri lui. Ah, indietro, ah, io pensavo. Eh no, verso lui, Derp, lui è full vita. Dai, guardate c'è il play di quelli che in prima. Ancora pending? Ah, sì. Aspettiamo che torna, non ha senso fare altri 1v1. Ah, ok, adesso. C'è? Passiamo su Skype. Sì, sì, adesso. 50, 60, 90, 100, ok. Passa passo così guardiamo. Cazzo. Ah. Sì, sì, ho capito. Sono qua. Ah, sei quittato Skype. Io si sta logando. Ok.
guardi il cilindro. È l'ultimo comunque di solito. Vediamo un po'. Non è ripartito bene. Anche il game prima. Non è, quel game prima è andato peggio con la TA. Quello col Magnus è ripartito bene. Però poi sei perso perché hai paura di cose a caso. Avevi il vantaggio mid. Quello lì aveva molti più clip di lui. E è andato bene. Solo che poi hai perso la vaga di clip sotto torre. E non hai usato Shockwave per prendere due clip invece di uno. Cioè, tanto. E poi soprattutto anche i movimenti suoi. Se tu vedi che lui va sopra e poi torna con la bottiglia vuota, a meno che non stia trollando, vuol dire che sopra non c'è la runa, quindi vai sotto. O se no botta il crow, vedi te, non so. Comunque ogni due minuti pusha lì la lane e poi vai subito a dove spawna la runa. E poi decidi di cosa fare. Nel senso, non lasciargli la runa gratis. Ok, come si chiama, se fai 14, sì, 27 appunto. Ah, guarda lo stream di nuovo. Ok. Prepare for battle. 30 seconds to battle. Tanto la prima cosa che vuoi fare contro Queen of Pain è cercare sempre di avere un blocco migliore del suo. Devi avere la tua lane qui. Massimo o perfetto sarebbe qui. Ma qua è il massimo che può essere. Se va qui inizia ad esserci problemi. Qui al massimo. Qui perfetto, qua disastro. Ok? Sia perché io è la miss, sia perché hai il range dove sei melee e il vantaggio comunque, ok? Sì. Quindi qua al massimo, qua perfetto, qua disastro. Se mi scappa un creep non ha senso continuare, tanto... Sì, no, in teoria ha senso se scappa un creep, perché così con lui muore prima ti si pusha verso di te la lane dopo, perché se ti muore questo qua prima, perché arriva molto dopo gli altri, lo attaccano in quattro quel creep, quindi muore subito e la prossima wave ce l'hai dalla tua parte. Ok? Però se blocchi tutte... Ah, io bene o male se ne perdo uno, di solito... No, male. Continua. Quel creep lì non lo puoi prendere, guarda, normale. Qua hai doggiato, va benissimo. Questo è degnabile, non l'hai degnato perché è fallito. Qua li sta rassando, normalità. Quello potevi magari prenderlo, hai missato. Questi sono degnabili, questi due. Di nuovo sono andato più in davanti. Fuck, è che il replay è talmente corto che sì, non si c'è troppo, c'è molto più indietro del solito di un replay normale. Quello di lui, quello di questo qua è degnabile. Non ti sei neanche avvicinato, questo era degnabile, sei arrivato troppo tardi. Ora ti arriva la wave addosso adesso. Quindi quella che vuoi fare ora. Quello che vuoi fare. No, aspetta, è troppo tardi. Quello che vuoi fare ora. Ora cosa vedi? Vedo una wave di creep infinita, ok? E io che ho perso un quarto di vita. Quello che vuoi fare ora è andare qua, mangiarti un albero e star pronto che ti arrivi la wave. Anche perché la tua è qua, quindi ci vorrà un po' prima che arrivi. Quello che vuoi fare è tankarti magari un pochettino i creep con la regia e cercare di lastitarli tutti, anche di lastitarli il più possibile. Beh, non puoi tankarteli, è inutile, sono troppi, quindi c'è, è un problema. Quello che vuoi fare è sicuramente mangiarti un tank ora, tanto è inevitabile, i creep non li prenderai mai, non è nella prima, nel med, eccetera. Quindi quello che devi fare è mangiare un tank qua e andare in torre, cercare di resettare il più possibile sulla torre. Questo
Questo grip car non so se l'hai preso, probabilmente sì, probabilmente no. Siamo a 0,25. Non l'hai preso. Questo non lo devi prendere. Questo è la prendibile, non l'hai preso. Questo l'hai perso, è la prendibile. Qua devi andare da Ranger, dall'Unit. Perché sei nato qua a caso, vedi? Dov'è? Il primo non l'hai preso perché avevi paura, vabbè, non so di cosa. Non l'hai preso, l'hai missato. Questo non potevi prenderlo, questo è il 110. Questo, vedi qua adesso che vai indietro a caso ora. E ti sei perso anche sto creep, che potevi affittarlo benissimo. Ho preso veramente infiniti metri da quella cazzo di wave. Snowball di questo, di questo affare qui, che ti perdi questi due. Lo snowball di andare qui a caso, che ti perdi questi due adesso. Sì, ero lontanissimo. Guarda cosa ci facendo. Sì. Non ti può levare sto torre, se ti attacca ti prendi schiaffi da torre, non gli conviene neanche lui farlo. Sì, qua hai perso, qua devi dare elite. Quando devi dare elite non l'hai dato, hai perso tutti i creep. Devi piare tipo di questi, torniamo indietro. Allora, quanti sono? Questo la potevi prendere e non l'hai preso. Questo la potevi prendere e non l'hai preso. Questi due non mi ricordo, questi due li potevi prendere entrambi. Potevi pigliarne 4 su 6, minimo, se riguardo bene. E invece 0. E invece ne hai presi 0. Questo lo potevi prendere, non l'hai preso. Questo lo potevi prendere, non l'hai preso. Questo magari potevi prenderlo in qualche modo, non so. Non posso saperlo perché non hai killato i ranger prima. Questo lo potevi prendere, non l'hai preso. Questo magari ti prendo, non l'hai preso. Cioè, guarda, è un minuto sei a zero creep. Cioè, vedi? Un minuto e 30. Zero creep. Guarda, sei full mana. Cioè, che risale la prima per l'assettarti di creep. Mangia il tango. Prima. Guarda qua che fail di nuovo. Di più due creep non li hai presi? Qua, andiamo un po'. Qua bastava allinearsi, minimo. Ti mettevi qua e li prendevi con lo splash. Non li hai presi, vedi, fallito. Se usavi la prima, li prendevi entrambi. Qua non li hai presi, dov'è? Perché non avevi la prima che ti faceva danno. Vedi? Infatti, guardiamo quando sopravvivono quei due creep. La prima 90, forse un hit, 32 l'uno e 40 l'altro. L'avresti killato con questo cuore qua. Poi la prima. Quello l'hai preso. Quello preso. E non siamo andati sui ranged. Ne hai persi i due. Qua lo potevi killare. Qua ti ha dato una frattata, vediamo un po'. Guarda qua invece se... Guarda. Hit ora, hit. Guarda quanto tempo passa, guarda! Lì era qua la morta. Qua era morta, giravi il meglio. Ero veramente... Era in panico, ma non... tutte le spelle tirate, voglio dire. Non ti può tirare altro. Se tiravi il meld più un altro hit, era morta lì, era First Blood. Siccome hai 200 euro su questo. Guarda. Sì, già che è lì, potete tirare il meld e poi... L'avresti killato. Guarda quanto tempo passa, guarda. Potevo stare meld? 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 Meld prima, meld prima? Morta. Guarda quanto video sopravvive, 100. Sarebbe morta di tratore, mi avrebbe preso molto più danno perché c'era la more reduction più un tweet tuo, era morta. Guarda se c'è il replay del girocottolo. Cosa si moriva? Ma anche te era di merda la Steam in questi giorni? Com'è? Steam se...
Tale play. Oh, ancora? Beh, aspettiamo ancora un po'. Non c'è niente da fare fino al 7. Quindi. Brioche. Dimmi cosa torna, ma la prima cosa da mangiare che sto mangiando di fame. Passamelo su Skype intanto. Si fosse. Ah, ok. Ok, è arrivato? Sì. Perfetto. Sì, è il momento in cui ti ha detto se ci fosse. Ah, ok. Allora. Intanto imparati la teoria dell'ascensore torre. Quella devi saperla, devi masterarla. Cioè proprio non puoi missare i clip in quel modo. Ci vedi quanti clip hai missato? Cioè, a parte il misplay lì sul. Faccio... Il misplay. A parte il misplay lì. Ma sei migliorato infinito, no? Come ti ho fatto vedere il play, eh? Di già. Proprio infinito. Vabbè, sì, quello me ne sono ben accorto. È infinito. Perché con Magnus è inguardabile. Con TA, vabbè. È discutibile, però. Non è proprio pessima, pessima. Schifo di nastrina, mio cane. Ok. Blocco è andato male anche sul giro, inutile fatelo vedere, tanto lo stai benissimo. Vedi, conti i range, devi sempre avere il coso o qua massimo o qui. Qua è un problema, perché le prime wave sono più difficili da prendere, te le degna e ti arrasta. Lui non ha giocata meglio, poteva usare flaccando un po' di più, però vabbè. È canceroso quella cazzo di scena. Sì. Caldo perché ha un raggio infinito, 1000. Quello era degnabile, non è degnato perché è dormito. Qui dietro, guarda. Qua, anche qui. Cioè, finché non vedi il flak cannon. Ma anche il flak cannon livello 1, va bene, nel senso, non ti fa tutti quei danni. Perché scappi, vedi come ti muovi. Guarda. Degna. Qua devi degnare. Sei arrivato tardi, sei regalato. Questo qua è un creeper regalato. Hai visto? Che sei andato indietro a caso? Beh, te lo faccio vedere. Al 0.25. Ah, sì. Guarda. Sono andato indietro e... A caso. Ma come se usato flaccanno che stai lì? Ma se non lo usa, cioè, stai pure in range di grip. Denai, ora.
Scusate, indietro a caso qua, di nuovo. Vediamo un'altra volta. A caso. Se lui qua, senza neanche sotto flat cannon, non andai indietro a caso, non serve a niente. Ora l'ha usato per stare un po' indietro, per evitare tutti i danni, eccetera. Guarda qua. Qua cosa vedi? Questi due creep qua, guarda. Vedi? Che era... sì, devo denaiarle. No, potevi killarli quei due, questi qua. Potevi pigliare l'entrata, se avevi la wave un po' prima, cioè se guardavi dove erano i creep. Sì, sì, esatto. Potevi dare la wave per killarti il range e poi killarti anche il melee per prendere i due creep. Sì. Eppure rassare lui perché era in linea. Visto. Quello creep. Siamo 50 per 0,50 così meno vediamo bene. Qua si è comportato bene. Quel creep lì potevi prendere. Cosa prendi? No, quello lì è fallito, potevi prenderlo. Diretto attacco normale. Tanto al flacano non ha barrage, quindi puoi farlo. Per ora. Auto attack. Ok. Perfetto. Deny su quello. Sei andato indietro a caso di nuovo. Visto? Quando ti arrivi lo vedrai. Visto che sei andato indietro a caso, lo faccio vedere. Sì, è vero. Guarda qua. Sì, tra l'altro avevo anche due miei creep, quindi si avanzava e tirava prima. Non ti fa danno. Come devi degnarlo sto creep? Sì, anche perché avevo tempo tra dopo il last hit. Qua è andato bene. Questo creep qua, anche qua di nuovo. Incredibile. Guarda qua. Sto ranged. Il latis che ti ha dato. Qua. Guarda qua. Messo in pausa. A fianco. Sì. Ranged gratis. Gli hai regalato il deny. Questo qua è un tuo creep. Infatti dopo te la legna. E tra l'altro avevo tutta la mia wave lì. Punto. Qua il missato, si è stato male. Questo è ripeto, questo è un deny, non l'hai fatto di nuovo. Questo è un altro deny, è scappato a casa di nuovo. Torniamo indietro, lo vedi bene. Guarda qua. Andiamo a 0,25. Ora, guarda. Cioè, questo clip qua da legnare, questo qua da legnare, mezzo. Guarda come eravate messi di clip, guarda. Vedi? Sì, ho fatto la stint e c'aveva l'altro. Ma guarda i tuoi clip dai suoi. Vedi la differenza nel usare shock nei primi livelli? Potevi avere anche di più di questi, potevi avere anche quasi tutti. Tranne i primi forse, qualcuno. Però potevi avere quasi tutti. Perché una è. Potevo fare anche più stile. Guarda adesso. Guarda adesso, quel deny lì, cioè vedi, lì c'è un deny, vedi? Ora guarda, tolgo la pausa, sei andato indietro a caso. Visto? Vedi, adesso c'è un altro e sei lontano a caso per mangiare un tango che non serve a niente adesso. Vedi cosa intendo? Questa qua era ex regalata, cioè per degnare. Cioè, mid è anche. Puoi anche sacrificare qualche lassi tuo per degnare i creep. Se hai vantaggio di livelli, ovviamente vinci mid. Questo è degnato, hai fatto bene. La botta è arrivata. Questo creep era lascitabile, era passato la stitti. No, vabbè, sta attaccato, quindi no. Va bene.
Guarda qua, guarda qua, guarda ora. Guarda. Guarda ora se ti levi doppio, doppio lo shockwave, guarda. Shockwave? 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 Ah, poti prendere anche questo. Vedi? Devi anche togliergli un po' di vita. Era profit, era win-win quello. Usavi mana, prendi due creep e gli toglievi vita. Era perfetto. Ero io lì. Vedi? Qua adesso devi iniziare a degnare questi creep qua. Sono andato indietro. Sono andato prendete il denaro, vedi? Qua hai tirato una cosa a caso, vabbè, uguale. Ora, è la lane pushata. In teoria avresti una ward. O qui, dipendendo da dove era la tua trilane, ok? Quindi saresti, ora che è la lane pushata, quindi non perdi exp, vai a pigliare la runa. Cioè devi partire prima, devi partire qua. Dov'è? Ah, ancora prima che... Ora, che muore il ranged. Sì. Via e vai a pedalare la runa ora. Vai sotto o sopra dove è la runa. Non puoi saperlo perché non hai le ward ovviamente. E così avevi la runa gratis adesso. Lui era costretto a battle croware. Perché se non hai la runa, ovviamente battle crow. Ok. Andiamo avanti, sotto sopra. E non ti ho detto dove è la runa, perché ovviamente non è giusto dietro. Allora. Qua hai tirato un'altra shockwave a caso. In ritardo. E quale sei iniziato a perdere? Qua hai iniziato a declinare? Ha iniziato a dover usare il courier. Appunto, ma è semplice, non capisco qual è il problema, cioè. Ti metti la roba qua nel shift click, quick buy. E poi vado di e poi quando c'è il gold ti fa il rumorino, selezioni il courier con l'hot key. Schiacci sul destro, te lo metti e mandamelo. Mandamelo. Quello che era il battleground. Battleground, ma usi lo shift. Dici, prendi il coso, shift base, shift a me. Fa tutto da solo, non serve niente, non serve che gli fai niente. Cioè. Shift fa tutto da solo. Un attimo, scusa, mi sono finito il cazzo. Ok, riprendiamo. Hai 10 clip adesso. Potrei averne molti, potrei averne minimo 15 se non 20 ora. Dopo tutti quelli che hai missato. Questa roba qua. E poi lui, dopo un po', cioè tu hai smesso di spammarli, di usare bene le spell, e dopo un po' si è ripreso. Hai gli stessi creep e ti arrasta di flat cannon. E qua è iniziato il declino, infatti. Ah sì, non... Beh, comunque ripari. Tanto molto meglio che con prima. Ah, del sicuro di prima? Appunto. Ecco, quello di prima era anche abbastanza ignobile. Ah, l'hai missato, mi sono da quello e mi sono da quello. Questo è un fail. È clamoroso, dov'è? Te l'hai detto. Guarda qua, dai! Ah, hai visto? Bastava dargli un hit a quel creep e sarebbe morto. Poi avessi dato degli hit al MLI o al Ranged. Avessi dato degli hit al Ranged. Anzi, a quello che la torre non attaccava. Poi quando vedevi che la vita di quello che attaccava e di quello che attaccavi te erano simili, tiravi la shockwave, così dipendevi entrambi. Ok?